corre, corre e Galvan galvane con agilità. In un attimo è qua, proprio qua, ci piace Galvan, ci piace com'è. Oh, io sono giorni che ho in mente la musichetta della sigla di Batman associata al nome di Galvan. È l'uomo pipistrello, è Galvan! E però, siccome Sanremo ormai è finito da un mese, eviterei di prolungare l'agonia canora e andare direttamente al video di oggi, che è il video di Galvan. È Galvan. Bene, cari ragazzi, bentornati sul canale. Video di oggi, video di Galvan, l'abbiamo detto, l'intro stupida l'abbiamo fatta. E andiamo a parlare del nuovo aggiornamento che riguarda Capitan Tsubasa Ace, con tutte le nuove novità, nuove novità fa schifo, però ormai l'ho detto, nuove novità che sono state introdotte con la Season 4, quella di marzo. Non è che c'è tutta sta carne al fuoco, però andiamo a dare una rapidissima... Una rapidissima lettura a quello che c'è di nuovo su Ace prima di addentrarci su Galvan, ma ci metto veramente 3 secondi. Resettata la Dream League, quello che ci interessava di più era il negozio. Nel negozio non sono arrivate chissà che novità, anzi siamo stati un po' penalizzati perché i profili di Tsubasa e Yuga sono stati accorpati, così come i profili nuovi che sono arrivati di Genzo e Kals, accorpati in uno sostanzialmente a settimana. Anche i Tachibana sono stati accorpati, così come tutti i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti SSR. Quindi lo shop della Dream League è stato un po' impoverito da questo punto di vista e si riparte da capo. La cosa carina riguarda più che altro tutti i vari pack che sono stati aggiunti a pagamento, che costano una fucilata, però andiamo a vederli giusto per completezza, che danno finalmente un po' di... profili per il proprio avatar. C'è Narita, c'è Nitta, ah sì, con quello settimanale, anzi con quello mensile di livello abbiamo Takasugi a livello 10, Takasugi sarà un grande protagonista di oggi, mentre per la sfida di fuori classe, obiettivo di questa stagione, arrivare al rango più alto, per il semplice fatto, sto girando in tondo come un tordo, per il semplice fatto che al re del pallone leggendario c'è il profilo di Misaki, fine. Poi sono stati aggiunti un po' di oggetti shoppabili nello shop, ma adesso ne parliamo. Piatto forte di questa settimana è Galvan. È proprio Batman. Lo pullerai? L'ho già pullato. L'ho pullato ieri sera in live su Twitch e adesso vi ripropongo, tra una partita a Dragon Ball Card Game e l'altra, il pull di Galvan. Andate a vederlo. Volete 10 ticket su Galvan? Siete troppo golosi. 10? Arriviamo a 2,50, quindi 19 ne volete. Ah, porcelloni. Dai, andiamo. Senza la musica. Senza la musica. Blu. Quindi devo farne 20? Va bene. 1. Con quanto ticket ho trovato Galvan? Buono. 2. Bravo Ale. 3. 4. Mi piace perché 5. Mi avete costretto voi a farla questa cosa. 6. Io non ero neanche sicuro. 7. No, vabbè, Galvan l'avevo con 260 ticket, ero abbastanza sicuro di che sarei andato a prenderlo. Anche perché onestamente mi ha rotto il cazzo Takasugi. E voglio cambiare un po' strategia perché secondo me la squadra ha bisogno di uno step aggiuntivo e probabilmente lato PvE Galvan potrebbe, con quelle statistiche di base, potrebbe non essere male. Quindi proviamo ad andare a vedere con quanti lo tiriamo su. Se veramente c'ha 600 di salto è l'unico modo che hai oggi per andare a inchiappettare Sanada. Siamo a 18? 250? 19? Facciamone ancora 10, dai. Così l'avete visto in anteprima. Mamoru, Mamoru, Mamoru. Con 200 rotti ticket rossi mi sento abbastanza sereno di andare, eventualmente anche andarlo a tirare su senza farmi troppo problemi. E se poi dovessi trovare anche magari un gemellino, non sarei neanche troppo agitato di questa cosa. Per cui non sto trovando un cazzo, eh. Su disco dicono che Galvan è il miglior bloccatore su palla alta, palla bassa. Vediamo, vediamo.
Vediamo, vediamo. Mi state. Sì, mi fate venire l'acquolina. Mi fate venire l'acquolina. Così l'ho già pullato e vado via i piedi. E non ci facciamo di questi problemi, cari ragazzi miei. Quanti ticket sono? Sono già sbrasato 50 ticket. Non ho trovato neanche un SSR sto giro, eh. Ho superato i 19, sì. Sono abbondantemente a 30-40. Urabe! Mi serviva un SSR. Dopo quanti? Quanti ne abbiamo sbrasati? 34. Ok. Come bloccatore fa il suo se maxato, sempre il solito problema. Vabbè, però se non li prendiamo, ragazzi, se non li prendiamo adesso, che facciamo? Non. Così. Va bene lo stesso. Così. 90 di Shizaki. Va bene. Se non li prendiamo per provare i giocatori, poi alla fine rimaniamo sempre con le stesse squadre. E poi non riusciamo a fare lo step successivo. Cominciamo a prenderli. Eccolo qua. Boom baby. Quanti ne abbiamo spesi? Eravamo 260? Cinquantina? Con una cinquantina? Eccolo qua. Cinquantina. Ishizaki. Urabe. Galvan. E direi che siamo sereni. Bene, Ma sì. questi erano i pool di Galvan. Mi è andato abbastanza bene perché poi alla fine tra una roba e l'altra con una cinquantina, sessantina di ticket l'ho portato a casa e tre profili per lui. Il banner abbastanza interessante, c'è lui con l'uno e mezzo, stessa dinamica dell'altra volta, più che altro perché è arrivato anche Soda Under 16 che si ripresenta già nel pool dei rossi insieme a tutti gli SR. Gli SSR che abbiamo già conosciuto nei precedenti pool. C'è il banner anche di Mizugi per chi non l'avesse mai ottenuto, con lui il rate up e comunque sempre Soda e i Tachibana dentro, che possono essere una scelta interessante per entrare nel banner. Certo, poi trovarli tutte e due non è così semplice e niente. Banner oro questa settimana non c'è. Ma io non escludo sorprese, ragazzi. Non vuol dire che fino al mese prossimo non arriveranno banner gold. Prepariamoci che potrebbero arrivare anche sfalsati temporalmente, nel senso che giovedì ci arriva la notifica per lunedì prossimo. Quindi tenetevi pronti perché qualcosa sui gold probabilmente si sta muovendo e arriverà nei prossimi giorni. Noi a livello di leak non abbiamo niente. C'è stato un casino inenarrabile sta settimana con sto Galvan che doveva essere gold, poi è diventato rosso, poi è tornato gold, poi è tornato rosso. Qualcuno me ne ha detti di tutti i colori. Mi spiace, io non è che dico le cose per fare click, altrimenti farei 50 video al giorno. Ne faccio uno e scrivo su Telegram appena so le notizie. Ormai mi conoscete, cerco di dire le cose appena le so. Su Galvan c'è stata confusione, purtroppo vi ho riportato le notizie come mi sono arrivate. Ma quindi com'è Galvan? Andiamo alla parte interessante del video. Vale la pena pullarlo? Sapete che in questi casi, quando bisogna fare questo tipo di analisi, serve un grande, 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 grande amico, che è PowerPoint. Grazie a PowerPoint noi possiamo allineare e confrontare Galvan con i due suoi principali rivali, tra virgolette, di posizione per la maglia da titolare, che sono Ishizaki, ma soprattutto Takatsuki. Perché ho messo Ishizaki? Perché forse è uno degli SSR più meritevoli dal punto di vista difensivo ed è interessante un confronto anche con lui. So benissimo che Galvan e Ishizaki fanno cose diverse, ora nella fase di confronto analizzeremo anche le cose che fa Galvan. Però volevo avere anche questo confronto per non banalizzare un Galvan contro Takatsuki. Se guardiamo le caratteristiche dei tre giocatori, sappiamo e scopriamo che Galvan è in grado di placcare, quindi intervenire da dietro con la scivolata, un po' meno forte il tackle da davanti, saltare, ed è la cosa principale per cui lo si va a reclutare, cioè la forza di salto strabordante, e bloccare. Queste sono le sue tre caratteristiche principali. Più c'è anche una difesa della palla analoga a quella che ha Agito, e la sua abilità passiva che è lo spirito della pampa, della PV.
pianura argentina, dove crescono manzietori che poi tutti voi mangiate sulle vostre tavole delle vostre steakhouse preferite. Ma come si comporta quindi Galvan? Partendo dal contrasto, Galvan non ce l'ha, ma non ce l'ha neanche Takasugi, Ishizaki ha un bel tackle di 200, resistenza 130. Placcaggio 190-130, i due SSR sono assolutamente identici, naturalmente sto paragonando le skill a livello 8. Sul salto vediamo che Takasugi va a un bonus di 185-120, mentre Galvan va a 190-150. Mentre per quanto riguarda il blocco, condizione che hanno tutti e tre, Takasugi e Ishizaki sono sul 180-150, esclusi eventuali altri effetti secondari, mentre Galvan se la viaggia con un 230-160. Questi sono i moltiplicatori. Detti così vogliono dire tutto e niente, ma solo per farvi capire, come avevamo fatto con Napoleon, la dimensione del giocatore e come, ancora una volta, entrando nel torneo giovanile Under 16, abbiamo fatto un passetto in avanti. La colonna che trovate a destra di Galvan serve per farvi capire come indicativamente dovreste avere il livello di abilità per sostituire il giocatore. Se voi mettete un Galvan livello 1 contro un Takasugi livello massimo, c'è comunque un gap a favore dell'SR. Dovrete portare le skill almeno a livello 5 per poter attivare quindi l'effetto secondario potenziato, per poter così sostituire il buon difensore della Nankatsu con il pilastro della difesa argentina. Ma i moltiplicatori vogliono dire tutto e niente. Per la regola aurea del mele con mele dobbiamo andare a prendere i valori e le dimensioni anche statistiche dei giocatori per poter capire come quei moltiplicatori impattano sulle reali capacità. E guardando a una prima occhiata la schermata delle statistiche, ciò che ci aveva deluso in PvP, cioè un bassissimo salto e delle bassissime statistiche difensive di Galvan, in PvE vengono invece valorizzate tantissimo. Ma se entriamo più nel dettaglio e giriamo alla pagina successiva, sommiamo i valori principali difensivi, perché poi Galvan ha la protezione palla che sfalza un po' la misurazione, ma se prendiamo unicamente gli attributi difensivi, vediamo che Galvan ha un 7300 di valori difensivi complessivi, Ishizaki 7100 e Takasugi solo 6250. Quindi, a crudo, Galvan è per il 2,5% più forte di Ishizaki, per il 14% più forte di Takasugi. Se a questi valori però aggiungiamo la passiva a livello 4, quindi non a livello 5 ma a livello 4 di Galvan, lo spirito della pampa, che aggiunge tutta una serie di valori che qui trovate indicati alle statistiche base del nostro pilastro argentino, beh, allora lui diventa più 17 più forte di Ishizaki e più 27 più forte di Takasugi. Credo che non servano altri commenti per identificare Galvan in questo momento come il difensore più forte del gioco. E quindi, per rispondere alla vostra domanda, vale la pena pullarlo? Sì, ma attenzione, perché sembrerà banale, ma il discorso è lo stesso che abbiamo fatto l'ultima volta con Napoleon. E come avete visto nella slide precedente, se avete gli scarpini da parte o la possibilità di pullare più profili e portare Galvan a livello 5, allora sì. Se dovete prenderlo per tenerlo a livello 1, potreste non notare da subito tutta questa differenza. Galvan potrebbe essere quindi uno dei primi giocatori per cui vale il discorso del multipull. Mi spiego meglio. A differenza di altri giochi dove magari ottenere l'SSR potrebbe essere già sufficiente, su Ace mi sembra sempre più evidente la necessità di avere molte più copie del giocatore per conquistare quanti più profili possibili, così da potenziare le abilità del giocatore. I doppioni ricoprono un valore fondamentale, quindi se avete tanti ticket perché le vostre tasche sono gonfie e vi serve un giocatore importante, Galvan potrebbe fare al caso vostro. Vedete un po' voi, ragazzi. Comunque a pagamento ci sono un po' di profili in vendita, costa 10 euro un profilo, poi ci sono vari step per l'acquisto, io me ne guardo bene dall'acquistare, però nel caso voi decideste di non utilizzare ticket rossi ma di acquistare, comunque qualcosa c'è, e c'è comunque la consueta missione di Galvan che, se lo portate a 5 stelle, in 3 giorni vi dà palloni d'oro, alcune tattiche raffinatezza e il profilo, due profili di Galvan, per cui comunque portatelo a 5 stelle, attenzione che se lo portate a 5 stelle però vale sempre anche qui la stessa regola. Più lo maxate, più sbloccate abilità, più diventa difficile nella ruota casuale di assegnazione dell'abilità andare a potenziare in maniera mirata una skill. Le prime due sono lo stop e la rapacità,
quello che vi consiglio, almeno la penetrazione di roccia, cioè il salto, di andare a sbloccarglielo. In questo modo avrete quantomeno dal punto di vista difensivo sulle palle alte un qualcosina in più. Non è niente affatto male. Una cosa da dire sulla penetrazione di roccia e sul blocco: Galvan è di tipo resistenza, quindi giallo, giocatori forti, destini forti, giocatori deboli, destini deboli. Vuol dire che in caso di blocco lui è subito disponibile per andare in salto, non ha un tempo di ricarica dove rimane stordito. Potete liberarvi di Galvan solo dribblandolo, in quel caso no, allora perde tempo. Questa cosa lo vedete soprattutto in PvP. Però se attivate il blocco, Galvan poi è subito disponibile per andare in contrasto aereo. Per cui vi consiglio almeno la prima stellina per sbloccare penetrazione di roccia, dategliela. Poi valutate voi. La passiva è veramente tanta roba. Ultima questione riguarda il PvP. Chi si aspettava una modifica di Galvan in PvP è rimasto deluso. Ho giocato Galvan diversi giorni, sono grado maestro, quindi un po' di partite le ho fatte. Le statistiche di Galvan sono in PvP ancora basse e inaffidabili come quando le abbiamo analizzate la prima volta. Non prende una palla aerea manco per sbaglio. L'unica cosa che dal punto di vista del PvP rende utile Galvan è appunto questa sua versatilità a blocco più andare subito in salto, ma le statistiche sono troppo basse. È un po' una via di mezzo fra Ishizaki e Takasugi. Vuole gestirsi qualcosa dal punto di vista aereo come Takasugi, ma non ce la fa. Vuole anche bloccare, difendere, fare un po' il camperone a tutto tondo, ma non ce la fa perché Ishizaki da quel punto di vista è molto più mobile e fa tutto meglio. PvP, peccato. Mentre se PvE, secondo me ad oggi è un tier S, lato PvP siamo tra la A e la B. Bene, spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi lascio andare via da questo video con la sigla di Batman in testa, con Galvan al posto di Batman, è furbissimo, è rapidissimo, e Galvan, io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Viva Tsubasa! Ma anche e soprattutto viva il crociato incappucciato argentino. Galvan!